Il festival Let's Play, ospitato a Roma nel Guido Reni District, occasione unica per lo svolgimento di due hackathon diversi dal solito, promossi dalla Regione Lazio nel suo padiglione e organizzati sul campo dall'Accademia Italiana Videogiochi. È così che il mondo degli sviluppatori di videogiochi prova a incontrare sul campo le potenzialità di un business che non conosce confini e limiti di crescita. Obiettivo delle maratone informatiche, infatti, è la consegna, la conclusione di un gioco il più possibile finito e giocabile, oltre che divertente. I team sono composti solitamente da 6 o più persone, suddivise tra grafici e programmatori, ai quali è richiesto di lavorare come se fossero in uno studio di produzione di videogiochi. Un'esperienza certamente ludica, ma allo stesso tempo altamente formativa, come conferma il fondatore dell'Accademia Italiana Videogiochi, Luca De Dominicis. Hive esiste da 10 anni, ma negli ultimi 2 o 3 anni lo Stato è diventato molto più recettivo a quelle che sono le necessità di una startup company. Quindi l'hackathon è un modo per portare i nuovi sviluppatori a contatto della Regione Lazio. Questi ragazzi sono bravissimi, sono ottimi tecnici, ma a volte non sanno neanche cos'è una partita IVA, ad esempio, o quali vantaggi la Regione Lazio può offrire loro in termini di finanziamento o tutte le agevolazioni fiscali per le startup company. Un hackathon è un modo bello, giocoso, importante per far capire agli sviluppatori che la relazione istituzionale e territoriale è fondamentale, un tassello fondamentale del loro percorso poi di imprenditori. La squadra vincitrice riceve un premio del valore di 1.000 euro in voucher Amazon per un totale di 2.000 euro. 1.500 euro saranno messi a disposizione dalla Regione Lazio, mentre i restanti 500 dall'organizzazione dell'evento. Il premio maggiore però per i partecipanti è legato alla possibilità di realizzare il sogno di trasformare passione e talento in una scelta concreta di lavoro. Così almeno è per Mattia, uno degli studenti dell'Accademia. Pensiamo che possa essere un modo per avvicinarci comunque a un mondo che è quello della realtà del lavoro di oggi e che quindi possa integrare in maniera diciamo maggiore rispetto a quella che c'è oggi il programmatore di videogiochi appunto nel mondo del lavoro. L'esperienza formativa per Accademia Italiana Videogiochi non si conclude comunque con le hackathon, con docenti e studenti impegnati anche nell'area laboratorio in progetti di grafica e programmazione e talk tematici, uno dei quali tenuto dal 3D artist Daniele Danco Angelozzi, special guest sulla scultura digitale.